La fermentazione, per quello che riguarda il Lambrusco Grappa Rossa, all'inizio non è una vera e propria fermentazione, ma è una macerazione sulle bucce, che avviene a una temperatura molto bassa, intorno ai 6 gradi centigradi, proprio per evitare delle fermentazioni anomale che in quel momento noi non vogliamo. Nella fase di macerazione sulle bucce noi estraiamo colore, aroma e profumi. Facciamo vari rimontaggi al giorno, quindi in modo da ricoprire il cappello di bucce con il mosto vero e proprio. E questa è la prima fase, che dura per il Lambrusco classico dai 7 agli 8 giorni e per il Corleto anche 12-13 giorni. A quel punto viene svinato il prodotto, cioè si apre una botola sotto la vasca d'acciaio, sotto il fermentino, e le bucce vengono separate dal mosto. Il mosto fiore, che è quello che subito cade prima delle bucce, viene posizionato in un'altra vasca d'acciaio, che è una vera e propria vasca di fermentazione. Prepariamo i lieviti, che sono lieviti autoctoni, vengono preparati con una parte del vino e poi aggiunti alla massa vera e propria. E comincia la fermentazione, che avviene intorno ai 15-16 gradi e dura di solito 7-8 giorni, perché noi non portiamo a secco i mosti, ma li teniamo con un residuo zuccherino, perché il residuo zuccherino ci serve per la seconda fermentazione. Mettiamo il mosto a 0 gradi, poi aspettiamo, perché abbiamo bisogno di una pulizia perfetta dei mosti, e questo avviene per decantazione. Quelle che noi chiamiamo fecce si depositano sul fondo della vasca, noi facciamo vari travasi, i vini vengono sentiti praticamente tutti i giorni in modo da decidere il momento del travaso. Se ne fanno circa 2 o 3 prima di andare in autoclave. Qui comincia la seconda fermentazione. Il Lambrusco è un vino frizzante e l'anidride carbonica che è inclusa nel vino e che dà appunto il frizzante si produce per la trasformazione degli zuccheri in alcol, ed è molto importante che avvenga in queste autoclavi, che sono vasche d'acciaio completamente ermetiche. La durata della presa di spuma, perché qui stiamo parlando di presa di spuma, dura dai 2 ai 4 ai 6 mesi e dipende dalla qualità del vino che vogliamo ottenere. Usiamo quindi in tutti i processi il freddo, che per noi è importantissimo. È un metodo costoso, però ci permette di avere dei prodotti che hanno una durata maggiore e che preservano di più i profumi e gli aromi e il fruttato soprattutto. Ci siamo dotati di pannelli fotovoltaici, produciamo noi l'energia necessaria, e questo è stato un grosso vantaggio per l'azienda, oltre anche al fatto di non consumare energie se non naturali. Finita la seconda fermentazione, si mettono le autoclavi a 0 gradi e il vino, che a questo punto è già vino frizzante o spumante a seconda della tipologia di prodotto che vogliamo ottenere, è pronto per essere imbottigliato.